L'edizione serale del nostro telegiornale targato Canale 8. Adesso parliamo dei furbetti del reddito di cittadinanza, meglio parliamo del bottino. Intanto che riguarda l'intero stivale, parliamo di 48 milioni di euro registrati tra il 2019 e il 2021, 41 soltanto nell'ultimo anno, dato che si riflette anche in Regione Campania con 5 milioni di euro. C'è la madre, ci sono persone che naturalmente gli vogliono bene, noi seguiremo la vicenda, ma insomma è un segnale preoccupante. Parliamo ovviamente di un ragazzo di 17 anni, non vaccinato. Questo potrebbe essere anche un segnale per far capire, insomma, l'importanza della vaccinazione. Cambiamo argomento, parliamo dell'allerta meteo cui abbiamo assistito quest'oggi, è stata prorogata ancora 24 ore. Napoli continua a fare scuola nella moda maschile e nel mondo, lo ha fatto bene nei tempi trascorsi, penso agli anni 80-90, continua a farlo bene ancora oggi attraverso grandi marchi che si sono sviluppati e che realmente hanno conquistato paesi oltreoceano.